Questo è il video dei prodotti terminati bio. Ne ho terminati 8 più 5 campioncini buonissimi, veramente, che mi sono piaciuti davvero tanto. Allora, parliamo dei campioncini. Allora, questi sono quelli di Maison Bio. Me ne avevo parlato da un po', forse, qualche tempo fa, forse nel video delle scoperte. Ed è un brand che trovate in esclusiva da Limoni o La Gardenia, ed è appunto questo Maison Bio. Io ero andata, che avevo comprato i prodotti Zao e mi avevano appunto regalato questi campioncini, anzi forse l'avevo richiesti proprio io, cioè avevo richiesto la prima contornocchi. È una formula appunto ecologica e sono appunto certificati ICEA. E sono prodotti, quindi li fa Bioearth, c'è proprio scritto qui in basso, Made in Italy, appunto Bioearth International SRL Fornovo di Taro. E il latte detergente, mi sono piaciuti tutti e tre follemente, deterge e strucca senza alterare, dice il film idrolipidico, vabbè comunque ottimo. Ho fatto più applicazioni, la crema antirughe e contornocchi mi è piaciuta tanto, infatti ci sto facendo un pensierino. Ora non ricordo con precisione i prezzi, comunque sui 20-30 euro, mi sembra, spero non di più. E poi la crema antirughe vitalizzante giorno, anche questa mi è piaciuta davvero tanto. Altro campioncino dell'IDEA. Questo era il siero viso prime rughe, quindi con vitris e melograno. È idratante anti-age e mi è piaciuto davvero tanto. E questi campioncini appunto di Delidea li trovate direttamente nelle confezioni. Io avevo già provato il siero viso lenitivo, che è questo che appunto ho già comprato, quindi l'ho provato in campioncino e sono andata a comprarlo. Questo comunque vi consiglio tantissimo questi prodotti, forse l'ho già detto e mi ripeto. E poi ho terminato di Pura Vida Bio, Pura Vida Bio, questa crema anti-rughe, anche questa mi è piaciuta davvero tanto. Forse ho finito anche qualcos'altro di Pura Vida, non riesco a dirlo, Pura Vida Bio, però non lo trovo. Comunque sono prodotti anche questi, appunto, come vi dicevo, sono certificati. E insomma, vi consiglio di provarli, infatti io probabilmente comprerò i prodotti proprio full size. Ho terminato di Vivi Verde Coop, tre prodotti, allora 2 più 1, 3. Voilà. Allora, ho terminato la crema mani idratante protettiva, mi è piaciuta, però non è la mia in assoluto preferita, quindi non la ricomprerò più. Senza oli minerali, parabeni, silicone, insomma, vabbè, li conoscete questi prodotti di Vivi Verde Coop, li trovate appunto alla Coop e sono veramente molto, molto buoni. Questo è il mio shampoo preferito. Lo adoro, ve lo consiglio. Se avete i capelli secchi come i miei, dovete semplicemente utilizzarlo, ovviamente. Io faccio due shampoo, allora vi dico un po' come lo utilizzo io. Faccio due shampoo e poi applico un pochino di più di balsamo. Oppure, magari ve lo faccio poi vedere nella routine appunto dei capelli, dedicata ai capelli. Oppure utilizzo un altro shampoo dell'Occitane al karité, il balsamo dell'Occitane al karité. Quindi ho quando i capelli veramente secchi, sfibrati, eccetera. E l'ultimo shampoo lo faccio con lui, perché veramente me li fa wow, bellissimi. Comunque lo adoro questo shampoo. Poi è una questione ovviamente soggettiva. Qualcuno si sarà trovato male. Io lo adoro e forse uno shampoo così buono per me, quindi sui miei capelli proprio li lava come nessun altro mai. Ecco, uno shampoo così non l'ho mai trovato e così anche il detergente intimo l'ho trovato veramente molto valido. Ora ne sto utilizzando un altro, no, sempre il detergente intimo, forse l'avevo ricomprato, sapete che non mi ricordo. No, lo sto di nuovo utilizzando, sì, perché ne avevo anche un altro disponibile, perché io ogni tanto faccio scorta e comunque anche questo appunto mi è piaciuto e credo proprio di sì, che lo sto utilizzando. Ho terminato questo di Antillis, quindi Pierpaoli, è un prodotto ovviamente certificato, eccolo qui,
Questo è un detergente che io utilizzavo in campagna sia per il viso che per le mani, veramente delicatissimo, è specifico per le pelli problematiche, quindi con intolleranze sì, ed è senza appunto sodium, eccetera, eccetera, insomma, senza niente, coloranti, lo vedete qua comunque. Veramente molto 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 valido, appunto certificato ICEA, ed era un detergente, come vi dicevo, liquido viso e mani, infatti non c'era scritto anche per il viso, ok? Con estratti biologici di menta e arancia. Questo è un packaging credo vecchio, penso che lo abbiano rifatto, quindi non lo so. Sinceramente sapete che non lo so, perché so che i prodotti Bio e Quantillis sono stati rifatti, appunto il packaging, anche ho visto il detergente intimo che mi sa che poi lo andrò a prendere. Una delle mie creme mani preferite, l'ho terminata, è questa di Elan, veramente buonissima. Questa è proprio della linea dolcezza, crema per le mani, protettiva emolliente dermopurificante, è bio, quindi al mellito di timo c'è scritto quindi con timo e limone, e è appunto bio. Alcuni prodotti Elan sono bio. E sì, questa è stata una delle mie creme preferite, se non appunto la più preferita, sì, non si può dire. Questa è stata una delle mie creme appunto mani preferite, forse addirittura la preferita in assoluto, effetto barriera con burro di karité, cera d'api, e vabbè, buonissima, mi è durata davvero tanto. Ora sto cercando di finire un po' di creme mani perché, insomma, ne ho veramente tante aperte. Ho terminato questa crema che avevo fatto io, diciamo, con i prodotti appunto dell'Occitane, certificata EcoCert, e appunto era dell'Occitane, della MAC Cream Nature Bio al 100%. Praticamente c'erano tutti gli ingredienti che andavano appunto all'interno, e l'ho utilizzata. Non mi ha fatto impazzire, devo dire che mi aspettavo qualcosa di più, però insomma l'ho terminata, e comunque tengo sicuramente il vasetto in vetro. Ho terminato la mia lavera, questa la rosa selvatica, quindi crema idratante antirughe alla rosa selvatica bio Wild Rose, sono 30 ml, questa la trovate su vari siti, da Ecoverde, Giardino di Arianna, penso che tenga la vera, comunque insomma di siti bio ce ne sono veramente una valanga, anzi ogni giorno ne scopro uno. Ebbene sì, ho terminato un mascara Benecos, che questo l'avevo da diverso tempo, quindi ho deciso di terminarlo, non mi è piaciuto, devo ancora trovare un mascara, ora proverò quello della Suo Bio. Comunque Natural Mascara Maximum Volume appunto di Benecos, questo è con vitamina E, 6 mesi dall'apertura, io l'ho tenuto aperto di più, erano 8 ml, era nero, eccolo qui, ed era fatto in questo modo. Ora sicuramente questo era vecchio, probabilmente ne hanno fatto uno o anche più di uno nuovo, quindi ha questo scovolino piccolo, sì, probabilmente era una mini size, non so, 8 ml, comunque. Forse me l'avevano addirittura inviato la Benecos. Comunque no, ovviamente no, non mi è piaciuto. No, non mi è piaciuto, diciamo che no, purtroppo non mi è piaciuto.